Carissimi, in questa 26esima domenica del tempo ordinario ascoltiamo un brano tratto dal capitolo 9 del Vangelo secondo Marco. È una pagina che raccoglie diverse sentenze sul nome di Gesù. Giovanni si avvicina a Gesù descrivendo un caso, una situazione e chiedendo un suo intervento. Qualcuno che non era parte del gruppo dei discepoli usa il nome di Gesù per scacciare demoni. Giovanni sembra quasi preoccupato di voler custodire il monopolio dell'uso del nome di Gesù, riservandolo al gruppo dei discepoli. La risposta di Gesù mostra invece una visione ben più ampia, di più ampio respiro. Nessuno che usi il nome di Gesù può poi dir male di lui. È come se fosse il cogliere uno spiraglio, magari anche attraverso un uso dettato semplicemente dalla simpatia verso il nome di Gesù o da un primo così approccio favorevole a quanto Gesù ha detto e fatto, come uno spiraglio attraverso il quale poter raggiungere e coloro verso i quali si invoca il nome di Gesù, ma la persona stessa che lo usa. Quindi non una visione ristretta, chiusa, ma di più ampio respiro. Lui per questo è venuto per raggiungere il cuore di tutti. Sembra che Giovanni e forse il gruppo fosse più invece preoccupato di dover custodire quasi con gelosia l'uso del nome di Gesù. Non è così, è venuto per essere salvezza per tutti ed è questo che Gesù desidera che accada, quindi una visione più ampia. A questa osservazione di Gesù vengono poi aggiunte altre sentenze che riguardano lo scandalo dato ai piccoli. I piccoli sono coloro che hanno iniziato da poco il cammino della fede, per cui vanno custoditi. La comunità, oltre ad essere tollerante, così come Gesù ha detto a Giovanni, non impedite l'uso del mio nome, deve essere anche attenta al passo dei piccoli, a seguire coloro che compiono i primi passi nella fede senza essere di ostacolo, questo significa scandalo, al loro cammino di fede. E così pure le sentenze molto dure con le quali Gesù invita ad una radicalità anche verso se stessi: se la tua mano ti è di scandalo, tagliala, e così l'occhio, e così il piede. Queste sentenze indicano il rischio di poter essere scandalo a se stessi, nel senso che occorre essere determinati, fermi, decisi, perché il proprio cammino di fede, la propria adesione a Cristo, che è sequela di Lui, non dimentichiamolo, lo abbiamo ascoltato le domeniche scorse, che è sequela di Lui verso Gerusalemme, quindi verso la consegna di sé, possa essere davvero l'unico desiderio del discepolo. Tutto ciò che è di ostacolo, appunto, di scandalo a questo cammino di sequela di Lui che offre la vita, va decisamente allontanato. Prendendo una decisione forte su di sé, chiaramente dentro la forza della grazia di Dio che agisce in noi, non certo solo come determinazione volontaristica su di noi, ma è un modo per esprimere il proprio desiderio di sequela. E in questo occorre essere determinati, forti, decisi. È una parola quindi che ci dà delle istruzioni pratiche, potremmo dire, molto concrete. Questo sguardo aperto, tollerante, che non si chiude in una presunzione settaria della possibilità di un uso monopolistico del nome di Dio, non è così, è venuto per tutti, per la salvezza di tutti. Questa attenzione a non dare scandalo a chi è ai primi passi nel cammino di fede e quindi non ostacolare quel cammino, ma anche verso noi stessi fare in modo che non ci sia nulla di scandalo, di ostacolo alla nostra adesione a Cristo e alla nostra sequela di Lui, nel suo essere venuto per servire e quindi dare la vita. In questo anche il contrasto tra le immagini forti del tagliare la mano, di una determinazione anche su di sé, esprime bene questa determinazione verso di Lui, che è sempre un'attrazione d'amore, il suo amore per noi e per noi una resa a questo amore.
Il Signore ci conceda di fare nostri questi sentimenti e di viverli nelle nostre comunità.